pensano niente. Ah, finalmente Laudatus Sensibilis es mio. No, io protegos tutti i dati sensibilis. Oh no, NordVPN. Sì, so io. No, per favor. Mi amor, hai protetto los datos sensibiles? Sì, l'ho fatto. Ah, anche voi, se volete proteggere lo dato sensibiles, utilizzate NordVPN e usando il link in descrizione potrete avere il piano de dos años al 73% di sconto e 4 mesi gratuiti. Usate NordVPN. Utilizzatemi. E proteggetevi. E vi proteggerò. Leo, ma tu sei iscritto al mio canale? No. Iscriviti. No. Ora. No. Sì. Ok, fatto. Fallo anche tu. Ciao, questo è il primo degli speciali di 300.000 iscritti. Wow, quanti ne fai? 300.000? Sì. Uno per iscritto. E iniziano ora. Dico primo perché di video ne ho un po' da fare. Perché la petalogia, a parte che sono tantissime lezioni, poi c'è anche Elisabetta. Quindi c'è troppa roba. Non c'è Elisabetta. Sì, c'è, non la vedi? È qui Elisabetta. Elisabetta se n'è andata 5 anni fa. Devi lasciarla andare. Non è stata colpa tua l'incidente. Cioè, sì. Quindi è tempo di iniziare con la petalogia. Leo, sai cos'è la petalogia? Sì, perché mia zia la pratica e sin da piccolo mi dava tipo i fiori di Bach con i fiori, tutto quanto. Quindi sì, so cos'è la petalogia. Questa notizia è magica, è sì. Bellissimo. Iniziamo con la petalogia. Qua vi spiega anche cos'è. Salve a tutte, sono Annarita A. E sono docente di petalogia diplomata con successo all'istituto di Rom, opatia. Ma che cazzo. La petalogia è un evolzuone della floriterapia. Il floriterapeuta segue il metodo terapeutico progettato dal medico Edward Bach a partire dalla convinzione che ogni malattia corrisponde a un preciso disagio psicologico. Mi sono rotto un braccio. Ah, sei un po' triste. Il petalologo va oltre e individua in alcuni petali il benessere psicofisico delle mamme, in particolare delle donne. Perché in particolare delle donne, scusa? Sì, infatti forse è il contrario, delle donne in particolare delle mamme, no, delle mamme in particolare delle donne. Non è un medico e purtroppo non è possibile per questo avere le convenzioni del Sistema Sanitario Nazionale. Si aspetta pure le convenzioni dell'SSN facendo sì. Petalogia? A me davano i fiori di Bach per dormire. Nella boccetta c'era più alcol che altro, quindi... In ospedale non ci sarà quindi permesso di richiedere terapie legate alla petalogia, né suggerire all'anestesista di evitare l'epidurale sostituendolo a un infuso di petali di rosa e camomilla ugualmente efficaci. Prendi questa tisanina, no, veramente vorrei non soffrire. Bevi la tisanina. Tra parentesi, per l'epidurale c'era un mio amico che doveva farla per un'operazione e lui aveva il camice, quello aperto dietro, e il dottore disse: mettiti, amo, di gatto per che te la faccio, cioè raggomitrati. Lui si è messo a quattro zampe dando il culo al dottore e se poi fa: no, non hai ben capito. Ma tornando all'argomento della lezione, in che modo i petali influenzano la nostra vita? Tantissimo! Cosa vuol dire? Io anni fa ero asmatico, quindi i fiori, i petali, i pollini, tantissimo. Sai, facevo... Non è sorprendente? Tantissimo. Nella seconda lezione vi spiegherò in che modo schermare i nostri Questa era una lezione. Ok. In che modo schermare i nostri abiti dalle negatività grazie alla petalogia. Per le interessate, io ho realizzato un libro in PDF dal prezzo di $39,90. Che è possibile ricevere direttamente via mail con foto e un glossario erboristico. Potete scrivermi in privato per i dati della mia Poste Pay. Cioè, è più scam sta roba qua che i corsi per diventare youtuber. Beh, però questo costa solo $39,90. Sì, eh. La virgola è... Sì, andrebbe spostata. A presto! Posso prendere due copie, una per me e una per una mia amica? È una roba in PDF, porca puttana! Con tutto il bene del mondo. Ok che uno che compra un corso di petalogia non posso pretendere sì. Troppissimo, però... Annarita, ti posso aggiungere come amica? Riss, please. Questo qui è quelli che ti posso aggiungere foto su di Fortnite. Piedi, sì, anche. Quella foto di piedi, stavo dicendo amicizia. Sì, certo, amicizia, è quella, intendi. La petalogia può essere sostituita ai vaccini? Possiamo parlarne nella prossima lezione? Wow! Ehi! Quel Federi finisce con... C-
95 Ita, lo so già. Come ti è piaciuta questa prima lezione in cui non hai imparato un cazzo? Sì. Comprerei il libro per... Lo compriamo? Perché, sì. Bene. Ragazzi, a 30.000 like compriamo il libro della patologia. Ci fai su un video, però non puoi farlo vedere. Penso ci sono i diritti. Non so se ci sono i diritti. Mi pare che abbia depositato qualcosa. No, non penso. Seconda lezione. Sei pronto? Buonasera, amiche mamme. Spero che questa settimana sia stata bella e che questa giornata di festa pure per voi e i vostri bimbi. Non è di festa oggi. Non c'è un senso, vabbè. Nella prima lezione abbiamo parlato della petalogia in senso generico e di come questa può mutare le nostre vite. Non è vero. Non è vero. Ma quindi? Non lo so, dimmi tu. Ma quindi? Cioè, ma cos'è questa domanda? Non ti possono rispondere. A chi è che sta facendo la domanda? Facciamo un esempio concreto sull'utilizzo della petalogia su un quadro importante come può essere la nostra aura interiore. Com'è la tua? Non troppo. No. Quante volte vi è capitato di girare per casa e fermarsi di colpo per un profumo di fiori? Mai. O per un vado che abbiamo o per una finestra aperta? Moltissimo. Moltissimo. Ci viene dato un senso di serenità che ci rilassa e ci dice delle cose. Ma cosa? Oggi volevo parlarvi dell'importanza dello schermare i nostri abiti dalla negatività. Il nostro corpo ogni giorno entra in contatto con l'esterno della nostra cosa. E tra il nostro corpo e l'esterno ci sono i nostri abiti. Non voglio che la mia cosa vada all'esterno. Guarda che ho sentito di gente che è stata arrestata perché ha tirato fuori la cosa nei momenti sbagliati. Beh, ma perché non l'ha schermata con i petali? Proviamo. C'è un parco giochi qui sotto? No, ci sono un sacco di... Quando sediamo in un bus o in un treno, quando ci sediamo su una panchina, chi c'era lì seduto prima di noi? E cosa è successo? Perché se n'è andato? Boh, perché non stai sulla panchina per 12 ore. Era una persona buona? Una mamma? Perché era triste? Ma chi ti ha detto che era triste? Ma magari era felicissimo, magari... Basterà schermare le giacche d'inverno e le tasche dei pantaloni d'estate. Mettete nelle tasche due petali di margherita e caprifoglio, sfregate le mani sulle tasche armonizzando il tutto con questo gesto girevole. Girevole, Leo. Adesso pensate al vostro benessere e a tutto quello che su quella panchina non è accaduto. Fatemi sapere il risultato. La prossima volta vorrei poter parlare dell'importanza della petalogia in campo sensoriale. Non possiamo parlare qui dei risolvti medici che avete trovato nel mio PDF e che per le interessate è ancora disponibile, perché purtroppo ci sono persone cattive prive di serenità con loro stesse che prendono quello che qui viene detto e possono quindi creare un caso. Non lo so. Io vorrei chiedere a Sabrina se Annarita può fare lezioni anche il venerdì al posto dei racconti hot, visto che ormai non si riesce più a controllare la gentaglia che qui fa quel che vuole. Non voglio fare polemica, ma a me non mi sta bene che una mia confidenza è finita sulle pagine del signor Distruggere. Dannato signor Distruggere. Dannato signor Distruggere. Mamma mia, mamma mia. Che tra parentesi tra poco si sposa. Auguri. Che beh, i profumi. Lo sappiamo. Buonasera mamme e pancine. Io vorrei prima di tutto ringraziarvi per il calore e l'affetto che avete dimostrato in questi giorni per i miei problemi personali. Quindi grazie. Questa lezione terza di petalogia la vorrei arricchire con un esempio. Abbiamo iniziato a indagare la materia con i fondamenti della stessa nelle precedenti lezioni. Oggi voglio affrontare il tema della petalogia in campo sensoriale. Come? Moltissimo! I sensi sono importantissimi e ci aiutano a capire il mondo che ci circonda. I sensi sono cinque. L'occhio. No. L'orecchio. L'orecchio. La mano. La lingua e il naso. Ognuno di loro può mescolarsi alla petalogia. Il più ovvio è il naso, ma anche una mano può cogliere un fiore. Anche un occhio può guardare i colori di un petalo. Anche la lingua può provare il nettare e anche l'orecchio sente tutto. Lo senti? No, non c'è, cioè, silenzio. Le senti? Le senti le grida? Grazie ai cinque sensi noi identifichiamo la natura. Non è fantastico? Facciamo l'esperimento adesso. Ok. Vai come con gli noob. Mettetevi al centro di una stanza. Ci siamo. Ok. Su un cuscino. Aspetta. C'è un cuscino, quindi... Aspetta. E in assoluto silenzio, concentratevi occhi chiusi. Subito dopo questa lezione. Quindi non puoi farlo adesso. No, lo faccio lezione. Adesso, vai. Devi continuare. No, deve essere in silenzio. Occhi chiusi, non puoi. E beh, io non ho detto cosa dovete immaginare, ma cos'è? Esatto. Anche senza uno stimolo dell'occhio o degli altri sensi riuscite comunque a immaginare un petalo o un fiore. No, tu no, perché sei stupido. No, io non riesco a immaginare le figure complesse. Mentre hai fatto male, non puoi immaginare cose. Non è che non riesco a immaginare cose, è che non riesco a fare un'immagine mentale tipo disegno. Cioè, non riesco a pensare a un fiore e mi viene il fiore. Lo concettualizzo e quindi so come è fatto, so riconoscerlo e so paragonarlo a quello che vedo. Ma nella mia testa non viene come un'immagine che tipo... Io mi immagino i tuoi sogni tristissimi che tipo... La scritta della strada è scritto strada, campo, montagna, cielo, sole... Tutto questo è importantissimo e come disse Edward Bach,
libera te stessa. Nella prossima lezione vorrei spiegarvi in che modo la petalogia può risolvere una lite o un'incomprensione. Vi ricordo il mio PDF del corso e degli ultimi pezzi disponibili. È perché tiratura limitata, è un PDF che dopo un po' si cancella. Non ho capito perché. A presto e saluti a tutte. Annalita, voglio solo dirti grazie. Carissime mamme, prima di addentrarci nella nuova lezione volevo fare un avviso. Ok. Purtroppo a causa di un errore ho inviato il PDF sbagliato e quindi per tutte voi che lo avete acquistato ci sarà un rimborso oppure la sostituzione con il PDF giusto tra un mese. Scusatemi per lo sbaglio, ma tutto possiamo sbagliare. Scrivetemi in privato per un chiarimento. Oggi vorrei spiegarvi in che modo la petalogia può aiutarci nel risolvere una lite o un'incomprensione. Qual è la prima cosa che vi viene in mente di regalare a una celebrazione o una ricorrenza? Dei crisantemi. Vedete? Non è un caso che si regalano i fiori. Dai matrimoni ai funerali, dalle lauree alle inaugurazioni, il fiore ci aiuta in tutti i momenti. Se c'è una lite in atto, immaginate il vostro peggior nemico o nemica. Adesso suonate a quel campanello e porgete un fiore a stelo lungo. Cosa vi dice? Esatto, ti suonano alla porta, c'è una persona che ti dà un fiore che e odi, odi tantissimo, odi tantissimo, ti porge questo fiore che fa esatto. Vostro marito vi porta le rose dopo una lite, anche se grave, con uno schiaffo. Grave? Eh? Madonna santa! Ma non ho capito, è la lite grave con uno schiaffo o è il marito che porta la rosa con uno schiaffo? Ma la sola presenza delle rose vi fa dimenticare tutto, giusto? Spero proprio di no, perché questo è come funziona la violenza domestica. Cioè, vedo, non so, al tribunale, mentre asporta denuncia, finalmente il marito che dà una rosa. A posto, giudice, andiamo a casa noi. La prossima volta voglio raccontarvi del proprio fiore personale. Ognuna di noi ha il suo fiore. Qual è il mio? Per quella lezione inviatemi una foto di voi stesse con in mano un fiore e ne parleremo insieme. Parlerò in particolare di quelle che vorranno il consulto privato a 3,90€ via Poste Pay. Info in privato. Madonna che money grab, Annarita. Annarita, grazie e scusaci se non abbiamo capito quale PDF prendere. I vostri mariti vi portano i fiori? È tipo il meme, voi venite pagati? Voi venite pagati. Care mamme, buonasera a tutte, anche questa sera. Voglio ringraziarvi tutte, in particolare le 26 amiche che mi hanno inviato la loro foto in privato con il fiore per l'esercitazione e il consulto privato. Come detto, spiegherò qui a tutte il responso del vostro fiore personale. Anna Mimosa, Laura Rosa, Michelle, Tulipano, Rita... Il crisantemo! Ok. Capito? Il fiore personale è molto importante e il compito del petalologo è questo appunto. Nella prossima lezione... Non era una lezione! Non era una lezione! Era un elenco! Non era una lezione! Nella prossima lezione vorrei parlarvi dell'utilizzo della petalogia in ambito umano. Cosa vuol dire? Voglio assegnarvi un compito per casa. Scrivete su un foglio con una penna rossa il nome del primo fiore che incontrerete. Cerchiatelo e ogni giorno aggiungete un cerchio e il risultato sarà sorprendente. Per consulti in privato potrete sempre scrivermi. Il metodo di pagamento è sempre Poste Pay, 3,90€. Alla prossima lezione! Annarita, complimenti! Ti ammiro molto e non dare retta agli invidiosi. Ma i bimbi e i fiori, io... Sembra un file di tipo qualche programma strano. Amiche, ciao! Annarita, mi puoi indicare la scuola che hai seguito? Grazie. Certo, scrivimi in PVT. Le allieve che entrano in istituto tramite me pagano uno sconto. Come pagano uno sconto? Io direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Ce ne sono ancora di lezioni. Arriveranno, perché vi ho promesso lo speciale. Lo speciale c'è, solo che è troppa roba. Cioè sono tanta un roba. Botto di video. Quindi siate pronti. No.